Appena ho potuto me ne sono andato. Quando tornavo a casa avevo paura di trovarmi i carabinieri davanti alla porta. Quello che facevo dal punto di vista etico e legale non era corretto. Mi sono licenziato appena ho trovato un altro lavoro, anche se lo stipendio era più basso. Come formatore scientifico guadagnavo circa 1200 euro al mese. Se vendevo tanto potevo anche arrivare a 3500 euro, però mangiavo tanta merda. Sudavo freddo quando scoprivo che il medico non aveva prescritto i pezzi pattuiti. Lo riprendevo, alzavo la voce, no, però non dicevo parolacce. La sua risposta era: sai, non ho avuto molto tempo, oppure non ci sono stati tanti ammalati in questo periodo, oppure se ne fregava proprio una volta ottenuto il regalo. C'era anche chi ti dava una mano, se non riusciva a prescrivere, che ne so, il gastroprotettore, allora compensava con un altro farmaco. Quando ti assumono non ti dicono che devi comprarti i medici. Io comunque non mi sentivo a mio agio, per non parlare del training che è micidiale, che funziona un po' come il servizio militare, con il linguaggio rozzo da caserma e il tono duro. E poi ti fanno un vero e proprio lavaggio del cervello. A me personalmente i capi non mi hanno mai ricattato perché comunque i risultati li portavo a casa e comunque era uno che faceva i numeri, ecco. Il capo area poteva comunque essere un figlio di puttana con te e alle riunioni poi non c'era solo lui, incontravi anche i vertici regionali e quelli nazionali e qui di giochi sporchi e di regali che devi fare non si poteva parlare. È il tuo capo area che poi ti prendi da parte e ti dice cosa regalare o quanto budget hai a disposizione. È tutto quello che loro chiamano investimento, cioè i frullatori o i telefonini o le scarpe o i coltelli da sub o i viaggi in Medio Oriente per la famiglia sono degli investimenti per l'azienda farmaceutica. Anche io una volta ho accompagnato una comitiva di medici in un paese esotico, è come la gita scolastica, mi serviva per farmi gli amici, per migliorare il rapporto e aumentare la fiducia reciproca. Di mezzo c'era sempre un convegno che però ovviamente era fintissimo. La cosa più incredibile è che spacciavo per cardiologo un medico di base in modo che potesse partecipare al convegno all'estero rivolto solo a chi ha una determinata specialità, che ne so, il ginecologo piuttosto che il pediatra o l'internista. Funziona così, il medico deve presentare una richiesta di partecipazione su carta intestata che poi viene inviata al Ministero della Salute. Io procuravo il timbro con l'intestazione falsa, il cardiologo tal di tale invece magari era un medico di famiglia e lui firmava e l'azienda si parava il culo. Ovviamente taroccavo anche il libretto, quello in cui il medico fa le prescrizioni per dimostrare che era specializzato in quella patologia e non in un'altra. Tanto l'azienda sapeva che non c'erano controlli.